più di 1600 persone sugli spalti, coreografia da Serie C, in campo giocatori come i due bomber, Zerbe e Scillupo, in panchina maestri come Raimondo Filippazzo e Lido Torregrossa. Questi sono stati gli ingredienti di un derby non certo spettacolare, ma sicuramente carico agonisticamente. Alla fine non vince nessuno, ma vince lo sport, è il calcio, che regala al campionato di promozione una partita degna di altre categorie. Come detto, match non ricco di azioni. Al sesto è il Campofranco per prima a rendersi pericoloso, con un tiro di respiro. Locali si fanno vedere 9 minuti dopo. Su un calcio d'angolo, colpo di testa di Zerbo, pallone che termina fuori. In pratica, la prima frazione di gioco non regala altre emozioni particolari. Il secondo tempo inizia subito in maniera scoppiettante, soprattutto perché al 51esimo il Gemini passa in vantaggio con il capocannoniere del torneo Gaetano Zerbo. Un bel tiro, quello dell'attaccante, che non lascia scampo a Nicosia. Al 63esimo ancora Gemini. Il non entrato Cupani manda però sopra la traversa. Il Campofranco inizia a premere sull'acceleratore. Non ci sta a lasciare l'intera posta all'avversario. All'84esimo Scillupo inizia a prendere le misure alla porta di Buttacavoli. La sua punizione termina sopra la traversa. Il minuto preferito al bomber giallorosso per colpire resta il 94esimo, la zona Scillupo. Punizione velenosa e palla in rete. Nino Lobù è gelato dai cori dei tifosi nisseni. Salutate la capolista. Ti faccio un nome e un numero, Totò Scillupo 94, che significa? Significa pareggiare una partita meritatissima, almeno il pareggio meritatissimo. C'è tanta gioia perché pareggiando qui il cammino è un po' più semplice, non è in discesa ma sicuramente più semplice. Ci abbiamo creduto fino alla fine tutti. Il gol è stato fortunoso, abbastanza fortunoso, però bisognava essere lì, noi siamo stati lì, la fortuna accompagna sempre molto spesso gli audaci, noi siamo stati un po' più cattivi rispetto a loro da questo punto di vista. Poi loro dopo il gol hanno cominciato a rinviare palloni, forse si sono chiusi un po' troppo spesso, ma dico, era una partita da 0-0, 1-1 come è successo, c'era troppa paura di perdere, meno voglia di vincere. Il 94 è un numero che non si può giocare, infatti i tifosi ti chiedono di segnare prima, in modo tale che questa sofferenza non dura così tanto. Lo so, io lo dico a me stesso di segnare prima, così evito anche, no, l'importante è il risultato, poi chi segna segna, 94, 95, 60esimo uguale, l'importante è che il gruppo va avanti, non è un problema se segna Scillupo, segna Monreale, Zambito. A proposito di gruppo in avanti, Campofranco è primo in classifica. Sì, ho sentito. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, ancora c'è tanta strada da fare, guardare la classifica adesso è troppo, si rischia di, rischiamo di cullarci troppo, non ha senso. Mister, finisce 1-1, certo che non va piacere prendere un gol al 94esimo, però forse il risultato non è poi così bugiardo. No, infatti io dico che il risultato di parità poteva starci perché è stata una partita giocata tatticamente bene da tutte e due le squadre, con la voglia di vincerla da parte di tutte e due, però con molto rispetto. Però è chiaro che noi abbiamo fatto un gol bello con Zerbo, e poi effettivamente prendere gol al quarto minuto di recupero fa molto male, anche perché a parere mio l'abbiamo preso nel momento non giusto durante la partita, perché è stato su un calcio di punizione inesistente. Però io dicevo ai miei ragazzi in panchina che negli ultimi 10 minuti l'arbitro ha dato 4-5 di calci di punizione contro di noi, a parere mio inesistente, poi mi è stato anche accertato da chi era lì vicino che era una punizione inesistente, e pareggiare così fa male, questo sì.